Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlarvi un pochettino di quello che stiamo incontrando su Fortnite. Come sapete ragazzi, da ieri sono finalmente disponibili le sfide della settimana numero 5 e questo ragazzi inizia a farci un po' pensare perché oltre ad essere rese disponibili le sfide della settimana 5, sono arrivati anche dei cambiamenti abbastanza importanti per quello che riguarda la nostra bellissima, meravigliosa mappa di Fortnite. Abbiamo visto, non so se tutti sono riusciti a dargli un'occhiata, ma che in questo aggiornamento sono state modificate piccoli dettagli, sono stati modificati piccoli dettagli in alcune location. Mi viene in mente per il momento Rapide Rischiose, dove hanno tappato il buco, così come hanno fatto a Pinnacoli. Hanno messo dove c'è il campo da calcio a 5 due camion contenenti frammenti di meteorite e pietre salterine e hanno ragazzi soprattutto inserito a magazzino muffito ai vecchi Dusty Depot questi primi agglomeramenti di piante. Stiamo vedendo ragazzi che comincia, come avevamo già anticipato in un video qualche giorno fa, comincia a crescere qualcosa a magazzino muffito. Se ci facciamo caso però ragazzi, come state vedendo alle mie spalle, gli sfondi che vi sto facendo passare non sono casuali. In tutta la mappa, ragazzi, sono cominciati a spuntare degli strani arbusti, diciamo delle radici che principalmente sono messe vicino a grandi alberi o vicino a gruppi di alberi. Questo, ragazzi, non ha assolutamente senso che sia un caso, perché che senso avrebbe che Epic mettesse delle radici così a caso, nel senso? Io credo che sia ovviamente tutto collegato all'inizio della stagione numero 5, perché se ne sono state dette tante, ragazzi, per quello che potrebbe essere la stagione numero 5. Avevamo addirittura sentito parlare di stagione ambientata sui Greci, sui Romani. No, credo che non ci siamo. Abbiamo sentito che, ragazzi, lo Spaccatutto e Omega dovevano essere invece i protagonisti, quindi gli antagonisti innanzitutto e poi i protagonisti della nuova stagione. Ma siccome è cominciata a circolare per la rete, avete visto magari anche ieri il mio video che ho sbagliato, ero convinto fosse il wallpaper della settimana segreta numero 5, invece non so che wallpaper abbia io trovato. Come vedete ragazzi, in realtà stiamo capendo che il carburo, lo spaccatutto, Omega, i soldati cromo sono tutti degli attori. Ragazzi, sono tutti attori. Sappiamo benissimo che con l'introduzione della stagione numero 4, che è quella che stiamo giocando adesso, sono apparse in giro per la mappa cineprese, green screen a putrido pantano, set cinematografici, il mega schermo lì a Rapide Rischiose, fa tutto parte di un film, ragazzi. Pensavamo che fossero i supereroi quando eravamo ancora nella stagione 3, quelli protagonisti della stagione 4, e invece si è rivelato che la stagione 4 è ambientata tutto in un film. Abbiamo scoperto anche l'impronta del dinosauro proprio all'inizio, che però poi non si sta rivelando in realtà utile o connessa con quello che potrebbe essere se non un ulteriore set cinematografico. Però ragazzi, io credo che la stagione numero 5 avrà come protagonista o comunque con una parte fondamentale qualcosa legato alle piante. Quindi piante carnivore. Come vedete ragazzi, ci suggerisce anche la nuova skin, quella che secondo me è una delle skin più importanti di questa stagione. Come vedete adesso vedrete passare piano piano piccone, deltaplano e skin.
è tutto collegato, ragazzi, alle piante. Secondo me è quella la parte fondamentale che potrà essere la protagonista della stagione numero 5. Piante a magazzini muffiti, arbusti che stanno crescendo in tutta la mappa, skin dedicata a una pianta carnivora. Non ha assolutamente senso non pensare che possano essere tutte e tre collegate ad una nuova stagione. Noi non sappiamo adesso, ragazzi, come verrà modificata ulteriormente, perché io credo che da questa settimana, dalla 5 fino alla 10, come abbiamo già visto delle modifiche in queste 5 settimane nella mappa, avremo dei grandi cambiamenti a magazzini, ragazzi, perché oramai magazzini, oltre ad essere praticamente il centro della mappa, è anche proprio il centro di la concentrazione di tutte le modifiche che verranno fatte, perché tutto partirà da lì. Anche la meteora, ragazzi, avete visto? Cioè, non capisco il senso di far scendere un meteorite con dentro qualcosa e di metterci attorno un set cinematografico. Non capisco se sono due le cose che hanno voluto inserire nella stagione 4 o hanno messo il set cinematografico, che però in realtà è stato tutto stravolto da questo meteorite, che potrebbe appunto essere anche la causa della crescita di queste piante, di queste cose che stanno nuovamente modificando la mappa. Vi avevo anche già detto una cosa, ragazzi, non so se vi ricordate, un mio video di un mese e mezzo fa, avevamo visto un altro mega FPS che ha fatto tremare Epic Games, che era Storm Divers. Dategli un'occhiatina, un FPS creato con lo stesso motore grafico Unreal Engine, però modificato e arricchito di effetti speciali della casa produttrice, che si chiamava, non me lo ricordo, però, come si dice, famosa appunto per inserire nei suoi videogiochi gli effetti speciali. Storm Divers, ragazzi, come ambientazione ha una foresta fittissima, che sia per caso questo un tentativo di Epic Games, perché Storm Divers dovrebbe arrivare tra poco, potrebbe essere un altro tentativo di arginare un futuro concorrente che potrebbe veramente avvicinarsi di più a Fortnite come gioco. Se invece, se pensiamo ad H1Z1 e a PUBG, l'abbiamo visto, sono sempre FPS, ma hanno elementi notevolmente diversi, cioè puoi guidare i veicoli, è tutto in real, tante cose che Fortnite ovviamente non ha. Storm Divers invece si avvicinava già un po' di più. Beh, ragazzi, io non voglio di nuovo andare avanti per non infastidirvi. Io voglio sapere qua sotto i vostri commenti se pensate che le mie idee messe una con l'altra possono avere un senso. Ve lo ripeto l'ultima volta, secondo me la stagione 5 vedrà come protagonista la foresta, le piante carnivore, insomma la vegetazione, che potrebbe anche essere modificata appunto dall'arrivo di quel meteorite. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, ve lo ricordo sempre, un bel like se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e mi raccomando, non perdete le live, perché stiamo veramente facendo un sacco di contest da 10 euro che quasi ogni sera uno di voi si porta a casa. Noi ci vediamo presto! Ciao!